Buongiorno a tutti, sono Luigi, una delle cose preferite. Bentornati su Dragon Ball Z Dokkan Battle, il primo run, totalmente alla cieca, del nuovo 50 stamina di Vegito Blu. Allora, i banner si sono tolti poco tempo fa, come motivazione e il fatto che era stato inserito per errore Broly Tour come art nel banner di Rosé, quindi potrebbero fare qualche compensazione perché ha pullato su Rosé. Io ho fatto un giro su entrambi, ancora non trovando il PG, quindi è un pochino, ho trovato però doppio Broly, quindi guardate chi c'è, Vegeta LR, l'esclusiva global, minchia, l'hanno messo addirittura le 50 stabile, proprio esclusiva forte, cioè dal primo momento non ho pensato che fosse un'esclusiva. Comunque, run con Team Super Saiyan 3, che finalmente vedrà, non da questa run, ma magari da quella contro Rosé, Broly, Super Saiyan 3 ad Ability. Aspetta dagli le Orb Tech per ovvie ragioni, ragazzi. Ovvie ragioni. Dato che magari le Orb Tech potrebbero servirmi per un altro PG, però, cavolo. Era uno di quei Neo God che mi sarebbe piaciuto portare ad Ability, quindi sono felice, ne ho trovati zero nell'ultimo suo banner. E andiamo, anche per provare a portare qualche Team Extreme Tech leggermente superiore. Le batch, vi dico, non sono il massimo, soprattutto quella di Vegeta è abbastanza sottotono, a mio avviso, però i PG valgono qualche stone. Dimostra anche che all'anniversario ci saranno le vere batch grandi come una casa. Ok, fase 1 finita. Fase 2. Vegeta Blu fisico, 5 barre di vita. Ok. Ho molti dubbi che possa reggere fino alla fine, quindi proprio voglio andare sparato. Voglio andare sparato e provare a shottarlo. Vediamo un pochino se riesco a shottarlo. Fosse Ability 2 probabilmente lo shotterei col 20 di critico, sapete? A prescindere mi va bene subire dei danni. Temo che venga shottato malissimo. Ho proprio questo dubbio. Vediamo un po'. Spang! Sì. Abbastanza sicuro che non regge. Per ora... esageratamente semplice, spero si evolva un pochino. Non so quante fasi sono, non so nulla. Naturalmente ho un'idea di che cosa sia debole, sarà debole ai Rosé, eccetera. Ok, fase 3 di 4, di sicuro. Immune allo stun e buona. Ok, attacca un fottio e mezzo di volte. Però noi abbiamo Gohan, quindi ci frega poco. Immune allo stun. Pang, 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 pang. Hai fatto un davvero tanto. Tac. Non ha un granché di riduzione anche in questa forma. Gohan Ability 2 inizia a mostrare la sua potenza, ok. È ancora terribilmente debole come fight, eh. Ma proprio a livelli esageratamente alti, a mio avviso. Esageratamente alti. Però almeno sto turno non l'abbiamo one-shottato. Vediamo il lato positivo. Si può definire tale. Pang, pang, pang. Ok, direi che però ci lascia, cioè. Oh Cristo, che figata! Che figata, me l'avevano detto che la special di Vegeta SSR era orgasmica, ma non a sti livelli. Va bene, vai. Per ora davvero niente di che, vediamo la fase finale. Allora, fase finale, vabbè, solite 9 barre, ma così a un primo acchito non mi dice nulla.
proprio ve lo dico, un primo Akito non mi dice nulla, spero non mi, solo non mi lancia la freccia contro Broly perché possono essere un po' di danni eccessivi, ma lo possiamo stilare tutto quanto con quel pugno che ci lancerà su Broly. Oh, perfetto, bellissima, poco da dire. Bene, 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 tranquillo. Ti tanchiamo come se non ci fosse un domani. Ok, va bene. Vabbè, ora buscheremo su 50.000 danni, ma mi va bene. Finché non è un tizio di quelli che spara due special a turno, preoccupazione 0%. Ottimo, critico. Ottimo. Guarda che è partito. È la prima run che faccio, non so ancora a memoria i danni, preferisco, non rischio, sì, magari preferirei anche fare una cosa così, quindi no, che errore. Ok, mi costringono quindi a mandare a fanculo le tonazioni per un mio errore. Ah, capisco. Vabbè, a Cristo, a saperlo, vabbè, 70% in più di difesa. Che va bene, ok. Sporello. Molto deluso. Speriamo che sia meglio quello di Rosè. Ci vediamo al prossimo video.